E buongiorno a tutti voi, buongiorno, ben arrivati nella cucina di quel che passa il convento. Noi stiamo già cucinando con Don Domenico e le sue melanzane, le melanzane dell'orto. Dell'orto. Intanto, buongiorno a tutti. Buongiorno a Maria Lauria. Buongiorno, buongiorno a tutti. Maria, so che, io penso che oggi sarà una puntata gourmet. No. Sapori antichi? Sapori antichi? No. E cooking? No. Lo scoprirete facendo. Va bene, sempre questo. Io pensavo che fosse una puntata gourmet, Don Domenico, perché me lo sento, vedo tutti questi ingredienti. Poi sono le melanzane. Perché, Don Domenico, non bisogna mai cedere al malumore, ma cercare sempre il sole, anche con un ingrediente solo. Sì, sì, il sole che è segno di gioia, no? Di allegria. E quindi, ecco, San Benedetto ci dice mai cedere, no? Alla malinconia, al malumore, ma essere sempre gioiosi. Del resto, te lo immagini tu, un monaco, ma un religioso qualsiasi, no? Che lo vedi turbato, arrabbiato, brutto, no? È impensabile. Uno che sta con il Signore è sempre allegro. È vero, però Don Domenico dovete dire anche la verità, perché siete contento di stare in cucina qui con Maria e con me, che ridiamo sempre? Non sì. possiamo, non diciamo sì, che sì. non siamo tanto tristi, no, è no, vero? Questo per niente proprio, no? Anzi è un motivo per me questo, quando io rientro nel monastero, a dimostrare anche agli altri che bisogna essere sempre gioiosi, no? Perché voi ci avete insegnato l'allegria, non perché vada sempre tutto bene. Nella vita di ognuno ci sono dei momenti bui, sì. Però si affrontano con il però sorriso. Quando viviamo dei momenti particolari, non lo dobbiamo mai far pesare agli altri, no? Anzi, dobbiamo cercare appunto, ecco, non dico di nascondere, ma almeno ecco, di far vedere che la vita, nonostante tutti i problemi, deve continuare avanti. È vero. Allora, Maria, con le tue ricette della bellezza viene dal frigo, e con le melanzane, allora, cosa fai? Ancora, veramente, la melanzana non l'ho utilizzata mai, perché comunque c'ha tanto nickel e ha tanti allergeni. Sì. Però ci faccio una parmigiana meravigliosa, melanzane a funghetto, e faccio anche una parmigiana al cioccolato con le melanzane. Buonissima! Ma allora, Maria, perché non ce la vieni a cucinare questa melanzana al cioccolato? Va bene. Verrò un che giorno. Dite, Don Domenico? Sì, anche la tiriamo fuori dal tavolo di assaggiatrice. Sarà veramente una novità. Così, quando vedo che i monaci alle volte sono un pochettino turbati, gli faccio la melanzana al cioccolato. Al cioccolato. È buonissima, ed Don ecco Domenico. Qui che spunta il sorriso. Allora, Don Domenico, abbiamo tagliato le melanzane a fettine. Adesso dobbiamo friggerle. Andiamole a friggere. Benissimo, ma la ricetta, Don Domenico, che cosa stiamo facendo? Mica faremo ce un tortino di melanzane dei pellegrini. Ah, dei pellegrini, ecco, quindi lo scopriremo strada facendo, è questo, strada facendo. Ho capito, quindi che belli i pellegrinaggi, Don Domenico. Ma certo. I pellegrinaggi mariani. Che belli. I pellegrinaggi, per esempio quello a Santiago di Compostela, camminare, sì. Bellissimo. Sì, sì, ecco, una volta veramente, dobbiamo aspettare un attimo, no, che si riscalda. Una volta veramente erano molto sentiti, no, questi pellegrinaggi, perché non c'erano i mezzi di comunicazione di oggi. Certo. Già di per sé si andava a piedi, no? Quindi era una cosa naturale. Però oggi c'è una riscoperta, no? Ecco, per esempio qui da queste parti un po' tutti i paesi organizzano questi pellegrinaggi alla Santissima, per esempio, no? Certo. Ecco. Tu hai fatto dei pellegrinaggi, io, Maria? Lunghissimi mai, però a Stigliano, in una campagna, c'è una chiesa che si chiama la Chiesa di Santa Maria e si va a piedi da Stigliano in chiesa e si cammina per saranno non so quanti chilometri. E quando ero piccolina lo facevamo sempre, mia mamma, mio padre, mia nonna. E la cosa bella è che quando ci stancavamo noi bambini, tutti dicevano, ma no, sorridete, sorridete. E dalla borsa cacciavano un pezzo di panettone, un pezzo di...
qualche caramellina. Sì, e quindi noi bambini stanchissimi, però erano meravigliosi. All'epoca si portavano le uova sode, sì, sì, di tutto, sì, di tutto. Panini imbottiti. È vero. Allora, Don Domenico, che dite? Sì, sì, sono pronte. Allora, cominciamo a friggere queste melanzane del Pellegrino, mentre io vado a vedere cosa ci suggerisce il nostro giradischi per aspettare il nostro ospite di oggi. Ma buongiorno! Ciao Virginia! Buongiorno, buongiorno. Che bella ospite, sorridente! Grazie, proprio parlavamo di sorrisi oggi, eh? Di sorrisi, quindi ci fa piacere che tu arrivi nella nostra cucina così sorridente. Altrettanto, ecco, altrettanto. Ecco, altrettanto. Allora, abbiamo con noi Stefania Rocchi, bravissima cuoca, molto fantasiosa, e infatti vogliamo subito conoscere la sua prima ricetta. Cosa facciamo? Io vorrei fare, se sei d'accordo, delle fragole in scrigni di frolla. Beh, già il nome, è tutto un programma. Una poesia. Allora, fragole in scrigni di frolla. Questi sono gli ingredienti. Per la farcitura serviranno 12 fragole, 3 cucchiaini di zucchero e poi per la frolla 120 g di farina bio, un uovo, 50 g di burro, 50 g di zucchero, un limone non trattato e un pizzico di sale. Allora, facciamo la pasta frolla. Subito. Partiamo dalla farina. Benissimo. Io ho il mio sistema, quindi metto la farina in una ciotola, zucchero. Tagliamo il burro. Il burro a temperatura ambiente. Temperatura ambiente, ecco. Sì. Perché Stefania ha un modo speciale di fare la pasta frolla. Si dice che sia una delle più buone al mondo, quindi non perdetevi questa ricetta di pasta frolla. Grazie. Mica tutte sono uguali. Troppo buona. È vero, è vero. Però io sono convinta. L'importante è quello. Ma anche noi siamo convinti, adesso che li assaggeremo, perché Maria Lauria ci concederà di assaggiare un po'. Ma io sono qui per questo. Ecco qua, mettiamo però anche un pochino di limone. Ecco, la scorza del limone. Don Domenico, come vanno a voi le melanzane fritte? Ho già finito. Già finite? Sì. Che bellezza, ma dopo ci mettete anche un po' di sale? Sì, un po' di sale e poi faremo la composizione. Allora, quindi guardate come impasta velocemente. Veloce. Quindi tutto insieme, Tutto insieme. Questo è il segreto, il mio segreto. Tutto insieme. Sì. E poi impasta velocissima, guardate. Vabbè, così almeno il burro non si riscalda troppo. Ecco. Ecco, Stefania poi ha un blog dove sono conservate tutte queste sue ricette, un ricettario, quindi un ricettario online dove lei ama condividere i suoi segreti. Certo. Il blog si chiama Le ricette di Steph, quindi finisce con la F. E ci sono anche delle parole bellissime che a me hanno colpito tanto, Stefania. Sì. Il tuo amore per le semplici cose. Sì. Ecco, per esempio, cosa ti piace? Il caffè della mattina? Cioè, proprio amo l'odore del profumo del caffè latte al mattino, e i colori dell'autunno, la magia dell'inverno. Perché alla fine sono quelle cose semplici che comunque ti fanno sorridere, ti svegli la mattina e sei felice. Essere contenti per queste piccole cose, Don Domenico, dovrebbe far parte della coscienza di ognuno di noi, del nostro animo. Certo, perché insomma, noi diventiamo felici proprio osservando queste piccole cose. Lei ha detto tante cose, Stefania, no? Sì. Però immaginate quanto è bello sentire la mattina il cinguettio degli uccelli. Sempre, no? Sempre. Appena incomincia a farsi luce, sì, gli uccelli subito sembra che ci vogliono svegliare, no? Per dire, sta iniziando il giorno.
Poi è bello, no? Iniziare la giornata sentendo questo canto. Come no? Vengono sulla mia finestra, io ci praticamente metto agli uccellini le briciole dei biscotti, sì, e vengono. Ma godere di queste piccole cose è proprio, diciamo, il segreto della felicità, no? Perché quindi... Secondo me sì. È vero, è sì, vero. Quindi godere proprio di quello che ognuno ha nella, sì, vita, semplicemente guardare delle fragole, condirle. Insomma, sono tante i motivi per cui essere contenti. Sì. Allora, la pasta frolla è fatta. Adesso la stendiamo. Tu non la fai nemmeno riposare, vero? No. Benissimo. Un altro segreto. Ecco. Quello è il segreto. Non la faccio riposare. Non la fa riposare. Eppure non le si rompe. Tu mi devi spiegare come mai. Lo sai, per non farla rompere dipende sempre molto dal burro, dalla quantità di burro. Quindi, a secondo di quello che ci devi fare, ci metti un po' più di farina al limite. Certo. Ecco, per dire, per dei biscotti, adesso in questo caso noi dobbiamo tagliare delle cose, quindi un pochino più di farina ci vuole. Più di farina. Altrimenti come ti regoli con la quantità di burro? Io ne metto pochissimo. Ad esempio su 300 grammi di farina metto 100 grammi di burro. 100 mentre grammi. Per lo più le persone che fanno la frolla sanno che per 300 grammi di farina ne mettono 150, 180, certo, ne mettono tantissimo. Certo. Ma hai mai provato a farla con l'olio? Lo sai che non ho mai provato, perché io non devo essere sincera, li faccio i dolci con l'olio, ma non li amo follemente, specialmente la frolla, la viene pasta. Viene più duretta. Però per fare dei dolcetti ripieni, io l'ho l'olio, provata. L'olio, per esempio, nei ciambelloni, lo faccio quasi sempre con l'olio, ma per quanto riguarda la pasta frolla, a meno che non la faccio salata. Però allora, la fai salata, questo stavo salata, dicendo. Sì. E allora, già dai discorsi che sono iniziati, quindi nella puntata capirete che si tratta di una puntata ricca di ricette, di suggerimenti, di consigli, di tante cose buone. E allora noi vi aspettiamo qui a Quel che passa il convento, mi raccomando. Cucina da un pezzo, siamo con Stefania Rocchi che ci sta preparando le fragole in scrigno di frolla, quindi la frolla è pronta e le fragole pure devono essere tagliate a pezzettini. Piccoli. Benissimo, mentre invece Don Domenico è qui che sta ultimando la sua ricetta del convento a base di melanzane, la ricetta del pellegrino, come si chiama? Del pellegrino. Benissimo, e Maria Lauria non vede l'ora di assaggiare perché questo piatto è vuoto da troppo tempo. Da troppo tempo, troppo direi. Troppo. Allora, Don Domenico, posso vediamo. Continuare? Sì, allora, continuiamo. Ci vuole un filetto di olio, sì, va bene? Ecco, un filetto di olio. Poi ci mettiamo un po' di pan grattato. Bene. Quindi pan grattato, allora verrà una crosticina bella croccante, eh? Ecco, ma è una qui specie di parmigiana, Don Domenico. Sì, ma sì, una parmigiana bianca, senza pomodoro. Ecco qui. Allora, adesso iniziamo. Uno strato, sì, di melanzane. Bene. Ecco, allora. Strato di melanzane. Melanzane, ecco. Allora, io direi che già possiamo mettere un po' di sale adesso. Certo, quindi saliamo un poco. E poi che ingredienti avete? Io però poco sale, Don Domenico, perché vedo che avete, sì, belle acciughe. Quelle, sì, sono belle salate. Io, Don Domenico, non lo metterei. Non lo metterei nemmeno io. Un consiglio, visto che devo assaggiare. Vabbè, io. Voglio ascoltare. Forse i pellegrini. Voglio ascoltare i vostri consigli, anche perché i pellegrini, se viene sete, come fanno? Poi, e come, no, fanno? Quindi, ecco, allora. Però forse hanno bisogno di sodio, di sale, che vi devo dire, per camminare. Non lo possiamo sapere. Non sapere. Allora adesso facciamo questa mozzarella a pezzettini. Certo. Va bene? Quindi vedi, Maria sta usando la mozzarella e non la besciamella. Io la faccio la parmigiana in bianco, ma ci metto la besciamella e il parmigiano. Io invece ci metto la mozzarellina. Ah, la mozzarella. Sì, è così buona la mozzarella. Io ci metto tutte e due, scusate.
Ecco, volevamo sentire il tuo parere da esperta, perché Stefana. Comunque un po' di bechamel la rende un pochino più sapore, certo. Però poi sai, certo. Sono buone comunque. Io sono molto più agreste. Sì. Ma tu hai capito che figura ci ha fatto fare? La bechamel. Noi la bechamel, perché lei si vede che è una esperta, insomma, noi siamo più rustiche. Non è così. Allora, a questo punto... Guarda, ho messo lo zucchero nelle fragole. Quindi non ci va il limone? No. Non ci va. E praticamente vado a riempire, le vado a mettere al centro dei nostri dischi di frolla. Sì. Al centro così. Ah, quindi riempi le frolla. Ma qui è carinissima questa ricetta. Molto. Guarda, ti faccio vedere. Sì. Poi vado a mettere sopra il disco. Sì. Così. Ah, quindi con la punta delle dita... Sigillo. Benissimo. Perché la pasta frolla, vedi, è molto morbida. Certo. Mi aiuto però pure con una forchetta, sì, perché... tipo i ravioli. Tipo il raviolone, sì. Ma che brava che sei. Ma sono buone, poi ci si mette dopo la cottura lo zucchero a velo e sono veramente deliziose, guarda, credimi. Certo. Però poco poco vanno forate per non farle spaccare dopo. Bene. Allora, copriamo tutte questi scrigni, ecco perché si chiamano scrigni. Lo scrigno che contiene un tesoro, è vero. E quel tesoro sarà mio. Ma hai rovinato la ricetta. Subito. Io pensavo di assaggiare un bello scrigno. No. Allora, tu puoi, però prima devi assaggiare prima la ricetta dei pellegrini, ecco. Prima il salato e poi il dolce. Ecco. Allora, la mozzarella è pronta, Don Domenico l'ha arricchita molto. E si finisce con che strato di mozzarella? Sì, allora adesso aggiungerò quest'altra melanzane, va bene? Ecco. Non sprechiamo niente, perché i pellegrini dopo tutto questo cammino certamente hanno molta fame. Ecco. Dopo tutto questo cammino abbiamo tutti fame. Si accontentano di tutto, anche se non dovesse uscire troppo bene. Avete ragione. Perché la fame è la prima condizione per apprezzare il cibo. È vero. E sopra che ci mettete un po' di pangrattato? Pangrattato. Va bene? Così si formerà una crosticina. Sì. Che temperatura? 180 gradi per mezz'ora. Per mezz'ora. E allora è pronto il piatto del pellegrino ed è pronto anche lo scrigno. Lo scrigno che contiene un tesoro inestimabile, che sono le fragole. Per me sono tesori inestimabili. Come le fragole. È il mio chicco di felicità, ecco, quando vedo le fragole. Guarda che facciamo, Virginia. Guarda. Una grattatina di limone che in cottura... profuma tutta la frolla. La pasta frolla. Sì, l'ho messo anche un pochino nelle fragole. La scorza, non il succo. No, la scorza. Benissimo. Allora, inforniamo, che temperatura? 180, 10-15 minuti, ma controlliamo sempre. E li controlliamo. Forno statico. Benissimo. Allora, inforniamo. Ti aiuto? Vado? Vai. E noi quindi invece siamo pronti per sparecchiare e per iniziare una nuova ricetta. Perché adesso facciamo un piatto salato, vero Stefania? Sì, prepariamo... gli spaghettoni? Spaghettoni. Spaghettoni, come li prepariamo? Con le zucchine romanesche. Spaghettoni con zucchine romanesche? Su una base di robiola al basilico. Insomma, volevo che dicesse tutto il titolo di questa squisita ricetta, perché già si capisce quanto sarà buona. Spaghettoni alle zucchine con base... di robiola. Robiola al basilico. Con base di robiola al basilico. E allora scrivete subito gli ingredienti. 400 g di spaghetti, 600 g di zucchine, 200 g di robiola, 2 cucchiai da tavola di olio extravergine d'oliva, una cipolla di tropea, basilico, sale, pepe e formaggio grattugiato. Allora, le verdure, le zucchine vanno grattugiate, quindi non tagliate, eh? Sì, no, non tagliate. Neanche tagliate alla julienne, insomma, così. Io mi aiuto con queste grattugie. Sì, sì. Poi
questa è una ricetta che hai inventato tu, Stefania? Sì, perché io adoro le zucchine romanesche. Sì, anche io. E d'estate, proprio in primavera, quando cominciano ad uscire, io me ne mangio tantissime. E quindi alla fine ti devi inventare ricette nuove. Certo. Mangi sempre le stesse cose. Stefania, io le mangio anche crude. Lo sai che sono buone? Le faccio buone? Marinare con un po' di limone. Come no? E poi le condisco con buonissime. Un po' di olio e un po' di mentuccia. Buone. Buonissime. Poi le puoi anche fare, per esempio, aggiungendo un po' di salmone. Anche. Sono proprio dei piatti eccezionali. Aceto balsamico. È vero. Io le faccio proprio marinate. Quando le fai fritte e poi le fai marinate con la menta e l'aceto balsamico. E l'aceto balsamico. E quella è la scapece. E quelle sono la scapece, però. Buonissime. E le zucchine alla scapece. Uno dei miei piatti preferiti in assoluto. Buonissime. E quindi questo è un piatto, guarda, posso dirti? Una sera non avevo nulla a casa, tranne che le zucchine. Sì. Poi è chiaro le altre cose, la robbiolina, una bene o male. E ho detto però se un piatto di pasta così con le zucchine trifolate, insomma lo trovavo banale. Triste, triste. Banale. E quindi alla fine dico vabbè facciamo sta cosa, mi sono inventata questa ricetta, ho mandato la foto a tutti proprio per farli, come dire, l'invidia. Volevo l'invidia che trapelasse. Ti hanno invidiato tutti? Sì. Sì. Perché era talmente bello questo piatto. Bello da vedere e buonissimo. È buono, e gustoso. È buono. Don Domenico, vedete che Stefania è grande amante della stagionalità dei prodotti. Ci tiene moltissimo. Quindi non mangerebbe mai delle zucchine romanesche se non nel periodo giusto. Sì, certo, è vero? Certo. Benissimo. Certo. Sì, anche io sono dello stesso parere. Lo so. Io cerco sempre di dire a tutti che bisogna usare i prodotti di stagione. Benissimo, allora mettiamo il cipollotto tritato all'interno della padella. Con olio. Aggiungiamo un po' di olio e andiamo ai fornelli. Vado. Dico bene? Benissimo. Posso portare anche il piatto di zucchine? Certo. Bene, ecco qui. Perché dobbiamo farle insaporire un po' le zucchine, ho capito bene? Allora sì, allora, possiamo anche mettere intanto la pasta, perché le zucchine... Anche, caliamo la pasta, dove sta la pasta, mentre la cerchiamo andiamo a vedere se da casa c'è qualcuno che oggi ci vuole regalare una sua ricetta. Buongiorno Virginia, buongiorno Don Domenico, oggi vi preparerò il ragù di salsiccia bianco con finocchietto selvatico e scorza d'arancia. Gli ingredienti di questa ricetta sono... le salsicce, le linguine, l'arancia, una cipolla, un po' di sedano, carota, finocchietto selvatico e pepe nero. Ho tagliato grossolanamente sedano, carota, cipolla e abbiamo sminuzzato un po' con le mani le nostre salsicce. Versiamo un po' di olio in una padella che abbiamo messo a scaldare per iniziare a fare il soffritto. Il soffritto è pronto, adesso aggiungiamo le salsicce. Adesso continuiamo a cuocere la carne, quando vediamo che è un po' cotta, tra un minuto aggiungiamo un filo di vino. Mancano 10 minuti alla cottura del nostro sugo, quindi andiamo a buttare le nostre linguine. Adesso ultimiamo la cottura in padella, aggiungiamo un po' di acqua di cottura e questo, sentite, è il rumore dell'amore. Aggiungiamo un po' di succo d'arancia che fa un po' di bello aspro la nostra ricetta. La ricetta è terminata, procediamo con l'impiattamento. Aggiungiamo la nostra scorza d'arancia, aggiungiamo il pepe, il nostro finocchietto selvatico. Il piatto è pronto. Ciao Don Domenico, ciao Virginia. Ma questo piatto eccezionale, un ragù di salsiccia in bianco. Bravissimo Fabio che ci hai regalato questa ricetta. Si vede che sei proprio un esperto di cucina e di questi piatti saporiti, lo posso dire? Saporiti. Oh, finalmente un piatto saporito. Non è da meno il piatto della nostra Stefania. Quindi lo cipollotto, non mi veniva il nome, il cipollotto. Lo facciamo appassire. Sì, e aggiungiamo le zucchine Che abbiamo tritate. Tritato.
anche gli spaghetti hai aggiunto il sale? Sì, come benissimo. No, certo, certo. Io invece sto tritando il basilico. E questa è una ricetta che ci dice Stefania, è velocissima. Il tempo della cottura della spaghetti. Pasta. Ecco. Maria, tu invece che tipo di pasta fai con le zucchine? Io stavamo dicendo prima con Don Domenico che anche noi abbiamo fatto questa ricetta, però un po' rivista, perché invece della robbiola... E noi mettiamo la provola affumicata. Buona, però. Buonissima, appetitosa. E poi io ci aggiungo la menta invece che il basilico. Invece che il basilico. Beh sì, la menta va un pochino a spegnere l'affumicato, eh. E le vostre famiglie che cosa dicono di questi piatti così gustosi? Guarda, a me apprezzano tutto. Poi noi siamo una famiglia che... dove mamma e papà, loro hanno, come ti dicevo, hanno il monopolio della cucina, cucinano benissimo i miei genitori. E quindi siamo tutti molto critici, gli uni con gli altri, capito? Quando facciamo una pietanza nuova. No. Voi siete quattro fratelli, quattro giusto? Quattro fratelli, sì. E sono maschi gli altri? Due maschi e due femmine. E due femmine, tu sei la prima. Io sono la prima. Ma è vero che il tuo primo piatto è stata una fettina di carne in una situazione particolare, ce lo racconti? Sì, come no. Ero piccolina, avevo 8 anni, i miei fratelli 7, perché noi ci corriamo 13 mesi, i miei fratelli gemelli. E mia madre era andata in ospedale perché stava per nascere mia sorella. E quindi io sono rimasta sola a casa con questi fratellini, papà ha accompagnato mamma in ospedale e non sapevo cosa fare per cena. E c'erano le fettine in frigorifero e ho cominciato a cuocere queste fettine. E devo dire... che tante sono andate buttate nel secchio perché erano tutte bruciate, carbonizzate. Però sì. Lì hai scoperto la tua passione. Sì, sì. È vero. Poi mi sono sempre occupata dei miei fratelli, sempre, da quando ero piccolina, dall'asilo. Dai. Preparavo la merendina, i fratelli. Che carina sì, che sì, sei. Sì. Allora, guarda, qui punto... ci siamo quasi. La pasta la scoliamo. Sì. Prendiamo il... ecco. Quello. E ti faccio vedere. Sì. Il basilico... me l'hai sminuzzato, il vero? Il basilico è sminuzzato. Lo voglio mettere qui, guarda. Nella robbiola? Sì. Ma che bello, quindi aggiungiamo il basilico alla robbiola. E come proseguirà lo scoprirete tra poco, quindi dovete rimanere incollati davanti alla televisione perché se no Don Domenico si arrabbia. Lo posso dire Don Domenico? Diciamo, ma lo hai dobbiamo detto. Dobbiamo vedere come finisce la ricetta, quante altre ricette ci sono, eh? Vi aspettiamo, mi raccomando. E qui si va avanti a suon di spaghettoni, a quel che passa il convento. Gli spaghetti della nostra ospite Stefania Rocchi sono pronti perché li hai conditi con la robbiola insieme al basilico e le zucchine ripassate con il cipollotto. Benissimo, ecco. Il piatto è pronto, è anche pronto. Adornato. E voi che cosa avete lì, signori assaggiatori? Abbiamo una... come dire, una cosa da mangiare, ma non possiamo perché dobbiamo dadolare le verdure. Siete indaffaratissimi. Vabbè, noi il piatto ve lo lasciamo qui, ma perfetto. Ve lo daremo soltanto dopo che avrete completato il vostro lavoro. Va bene, manca pochissimo, Don Domenico. Sì. Con queste verdure noi dovremo fare qualcosa. Certo. Che cosa, Stefania? Quali verdure? Quelle. Facciamo una bella torta salata, ma io direi una pasta frolla salata con verdure primaverili. Allora, una pasta frolla salata con verdure primaverili, questi sono gli ingredienti. Prendete carta e penna e scrivete. Per la frolla salata occorrono 300 g di farina, 100 g di formaggio grattugiato, 80 ml di olio di girasole, 2 uova e un cucchiaino di lievito per torte salate e un po' di sale. Poi verdure di stagione, quindi le zucchine, il peperone, peperone giallo, peperone rosso, una melanzana, una cipolla rossa di Tropea, un pomodoro, olio extravergine d'oliva, sale e pepe macinato. Perfetto, vai. Io inizierei con il condire intanto le verdure, sì. Così... tagliate da Don Domenico e Maria in maniera... la dadolata di verdure. Va tutte bene, miste. Perfetta, è perfetta. Qui quello che si ha a casa comunque. Sì, quello giusto. Che uno ha a casa. Giusto, sì.
Ecco qua. Benissimo. Tanto. E iniziamo, sì, quindi mentre si insaporiscono, iniziamo a fare la frolla salata. Perfetto. Quindi mettiamo la farina. Sono curiosa perché anche questa frolla è insuperabile, pure quella salata. Questa non lo so se è insuperabile. Vediamo. Per me è buona, sull'altra non ho dubbi. Non hai dubbi, sull'altra è la più buona del mondo. Non ho dubbi. Allora, farina, due uova. E poi aggiungi anche il... Che cos'è? Parmigiano abbiamo detto. Parmigiano. Grattugiato. Io metto sempre tutto insieme, lo sì, sai sì, qual è il mio sistema, sì, no? Sì. Ormai questo. Abbiamo imparato la frolla. Il tuo segreto sarà anche il nostro. È vero. Aggiungiamo l'olio di semi. Bene. E poi lavori tutto, lavori con le mani sì. sempre, eh vero? Sì, per forza. Benissimo. Per forza. Prima di lavorare con le mani metterei anche un po' di lievito. Un pochino di lievito. Abbiamo detto un cucchiaino di lievito. Un cucchiaino. Per torte salate. Sì. Anche Don Domenico preferisce i piatti salati. È vero, la pasta frolla salata è una meraviglia. Tanto. È vero. Non solo io, anche i monaci, ecco. Eh sì. Li preferiscono. Con i prodotti del vostro orto, poi. Buoni. Allora, vedete sani. Come Stefania quindi lavora la pasta frolla in una maniera velocissima, giusto il tempo di andare a vedere dove si trova la nostra Francesca oggi. Virginia, Don Domenico, buongiorno. Allora, mi dicono che chiacchiero troppo perché voglio sapere un sacco di cose. Io sono all'Osteria Moderna 7:10 e qui con me c'è lo chef Giulio Ancaiani. Buongiorno Giulio. Salve, buongiorno. Ti ho fatto un sacco di domande, però loro non lo sanno, quindi spieghiamogli che cosa cucini di buono oggi. Allora, oggi faremo un raviolo variegato ed è variegato al nero di seppia, farcito con una mousse di ricotta e stracciatella di burrata. Intanto andiamo a vedere la realizzazione. Sì, andremo a completare il piatto con un gambero rosso di Mazara del Vallo in sì, questa sì. maniera. Lo andiamo a chiudere così. Che sigillare bella questa pasta nostra... così colorata, bellissima. Bella, è diversa dal solito. Allora, eccolo qua, il nostro raviolo. Pronto? Eccoci. Ah, oh, e quindi siamo pronti in padella. Quindi siamo si pronti. Va. Allora, mentre Giulio mette questi ravioli bellissimi in padella, io dico una caratteristica di Giulio che ho scoperto qui. Lui ama tantissimo fare dei piatti colorati, giusto? Tu correggimi se sbaglio, eh? Tantissimo. E poi unire anche un po', c'è una contaminazione, se sì. vogliamo, no? Sì, perché? Raccontalo te. Beh, io ho la mia fidanzata che è polacca, quindi da buona polacca ama il bash, che è una rapa rossa fermentata, in questo caso arricchita con una bisca di gamberi. Mm-hmm. E poi avremo un cremoso di burrata e di là avremo un prezzemolo in salsa verde. Ok, anche se amiamo la Polonia, chiaramente non ci allontaniamo però dall'Italia, perché qui i colori bianco, rosso e verde, eccoli, li vediamo. I ravioli sono praticamente pronti, sono perché praticamente mi hai detto 30 pronti. Secondi, quindi giusto scottati. I chef hanno un sacco di segreti, non ci svelano tutto. Allora, vediamo questi ravioli di Giulio. Eccoli qua. Allora, andiamo a mettere il nostro bash. Prepariamo questo piatto, perché la bellezza poi sta anche nella presentazione dei piatti, no? Questo lo diciamo anche per le nostre signore a casa, perché molto spesso noi dobbiamo fare dei piatti velocissimi, siamo mamme, mogli anche in carriera e lavoriamo, quindi forse non ci soffermiamo troppo, eppure è così bello, l'occhio vuole la sua parte. Esatto. Benissimo. Allora, andremo a posizionare i nostri ravioli. Che solo voi chef riuscite a toccare con le mani, pur essendo bollenti, uscite appena dal fuoco. Ma questo è un dettaglio. Ecco qua. Oh, io un tocco di colore ancora lo metterei, se mi permetti. Posso? Assolutamente, prego. Allora, siccome si è raccomandato e mi ha detto di realizzare una linea, guardate qua che linea. Ma è perfetto. Allora, è Virginia, perfetto. Don Domenico, io sto facendo passi da gigante. Il piatto è pronto. Giulio, grazie. A voi. Assaggio il raviolo. E come fai a dire di no? Ah, a presto.
Ma che bravi che siete, Francesca! Ci fate sempre sognare con queste ricette così originali che ci proponete tu e lo chef di turno. Quindi bravi e complimenti. Guardate intanto la velocità di Stefania, che ha già steso la pasta frolla salata. E vedete che la stende con le mani, non con il mattarello, però ha ricavato anche le strisce per fare quindi una torta a mo' di crostata. Benissimo, la stendi quindi un po' alla volta e poi la riempi di verdure. Certamente. Benissimo. Virginia, noi nel frattempo abbiamo assaggiato. Dimmi. Il tortino dei pellegrini, com'è? Fantastico. Tiene su? Perché lo scopo è quello. Ma tantissimo, è delizioso. E poi abbiamo assaggiato gli spaghettoni. Buoni? Sono buoni, gustosi, semplici e sani. Sì, originali anche, che non anche è la solita ricetta, che uno non sa mai come deve condire la pasta, il sugo in bianco, la panna, il tonno. Invece guarda quante idee ci sono. Allora, vedete che Stefania sta riempendo la tortiera con le verdure già condite con il sale e l'olio, e poi ricopri con le strisce di pasta frolla salata per fare una crostata. E andremo a infornare a che temperatura? 180 per 40 minuti. 180, 40 minuti, e allora nel frattempo noi vi presentiamo la ricetta degli ultimi minuti. Non la perdete perché è una ricetta deliziosa. Si tratta di che cosa? Un plum cake, yogurt e caramello. Al caramello, plum cake al caramello, questa è la novità. E allora scrivete gli ingredienti, ve li detto subito. 3 uova, un bicchierino e mezzo di zucchero, circa 130 grammi, 1 yogurt magro da 125 grammi, un cucchiaino di estratto di vaniglia o i semi della stecca di vaniglia, 3 bicchierini di farina, 100 grammi di burro oppure mezzo bicchierino di olio di semi di girasole, un pizzico di sale, 3 cucchiai di caramello e una bustina di lievito per dolci. Allora, la crostata è pronta, guardate che meraviglia! Bellissima! Inforniamo. L'hai detta la temperatura? 180 per 40 minuti minimo. Benissimo. Bisogna controllarla però. Benissimo, 180, 40 minuti. Allora noi, mentre aspettiamo, vi facciamo quindi questo plum cake al caramello. Perfetto. Come si fa? Come si fa? Le uova? Allora, uova, zucchero. Uova e zucchero, ecco qui, vanno ben montati e poi si aggiungono gli altri ingredienti. La cosa interessante è la composizione di questo plum cake, e in questo è differente, per questo ci piace. Quindi sbattiamo bene le uova e lo zucchero e poi abbiamo l'olio, abbiamo scelto di usare l'olio invece del burro, lo yogurt e la farina, il lievito, e poi vedremo come continua. Nel frattempo ripassiamo insieme tutti i passaggi di queste stupende ricette. Per le fragole in scrigni di frolla preparate la pasta frolla lavorando la farina, il burro, l'uovo e lo zucchero. Lavorate e ottenete un bel panetto, poi stendetelo. Ricavate dei cerchietti. Tagliate le fragole a pezzettini e conditele con lo zucchero e la scorza grattugiata del limone. Mettete le fragole al centro dei dischetti, ricoprite con un altro disco e sigillate bene. Mettete in forno con una grattugiata di scorza di limone. Devono cuocere a 180 gradi per circa 20 minuti. Per gli spaghettoni con crema di zucchine e robiola al basilico, calate subito la pasta. Nel frattempo grattugiate le zucchine e mettetele in una padella con il cipollotto tritato e un po' di olio. Tritate anche il basilico, condite la robiola, scolate la pasta e impiattatela su un letto di robiola al basilico con l'aggiunta delle zucchine. Per fare le verdure in frolla salata, preparate la frolla salata lavorando la farina, le uova,
il formaggio grattugiato, l'olio di girasole e il lievito per torte salate. Lavorate bene fino ad ottenere un panetto consistente. Poi stendete l'impasto nella teglia. Nel frattempo tritate tutte le verdure e conditele con sale e olio. Adagiatele sopra la frolla e chiudete con le striscette di pasta frolla a mo' di crostata. Per il plum cake con vaniglia e caramello, lavorate le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. E poi, una volta sbattute le uova con lo zucchero, aggiungiamo lo yogurt insaporito con i semi della bacca di vaniglia. Sì. Benissimo. Quindi aggiungiamo lo yogurt. È un plum cake molto profumato, secondo me. È anche molto buono. Vero? Sì. Aggiungiamo poi l'olio di semi, la farina e il lievito. Lievito alla fine, sì. Benissimo. Don Domenico, nel frattempo, mentre aggiungiamo tutto, volete leggerci il vostro pensiero? Subito. Sant'Antonio di Padova. Siate sapienti nello scegliere il bene. La sapienza, così chiamata, dà sapore. Consiste nel gusto della contemplazione. La prudenza nel prevedere e cautelarsi dalle insidie, la fortezza nel sopportare le avversità, l'intelligenza nel rifuggire dal male e scegliere il bene. Sant'Antonio, da grande mistico, da grande predicatore, ci dà un bel consiglio. Ci dice che cosa noi dovremmo chiedere al Signore, no? E ci suggerisce la sapienza, perché la sapienza è più importante anche dei beni materiali, no? Che noi crediamo che ci soddisfano, ma la sapienza, come ci dice Sant'Antonio, ci fa capire qual è la nostra retta via, no? Ci fa soprattutto discernere il bene dal male e seguire il bene. Quindi dobbiamo sempre seguire il bene tramite la sapienza. È un grande dono che dobbiamo chiedere al Signore. È un dono. E per noi siete voi la nostra sapienza, Don Domenico. Cioè, magari. Ci indirizzate sempre verso la strada giusta, è vero Maria? Sì, tanto. Allora, il plum cake è pronto, l'impasto è pronto, ha aggiunto anche la farina, l'olio, il lievito. A questo punto guardate, perché questa è la parte fondamentale di questa ricetta. Quindi mettiamo l'impasto nello stampo da plum cake rivestito di carta forno bagnata, sì, e strizzata. Ecco, facci vedere. Metà impasto. Metà impasto. E poi... Metà impasto. E poi facciamo attenzione a non far cadere, certo, nulla. E abbiamo il caramello. Il tu utilizzi caramello. Il caramello comprato, ma insomma si può fare a casa, sì, come volete. Sì, sì, è una goduria, certo, diciamo la verità. Certo. Così. Poi l'altro lo mettiamo anche sopra. Anche sopra. Quindi poi mettiamo ancora impasto, mettiamo ancora caramello e si inforna a che temperatura? 180 per 30-35 minuti. Insomma, è un dolce che dovete fare assolutamente. Assolutamente. Ci tenevamo molto a proporvelo, perché è un dolce semplice, lo rifarete sicuramente a casa. E allora, una volta infornato il dolce, questo è il risultato. Guardate! Ecco, che dite se ne tagliamo una fettina per vedere com'è dentro? Maria, questa la conserviamo è a la te. È la mia quella, vero? È la tua. Guarda, si vede proprio il caramello, ma è una meraviglia. È una meraviglia, buonissima. Allora, e allora ringraziamo la nostra ospite Stefania Rocchi. Grazie. E guardate a voi. Il suo blog, Le ricette di Steph, sì, mi raccomando. Vi aspetto a tutti. Grazie. E grazie alla nostra Maria Lauria, al nostro Don Domenico e a tutti voi amici a casa. Ciao a tutti. Alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Arrivederci.